La troupe del territorio si racconta del nostro format, continua il suo viaggio qua in provincia di Cosenza e oggi abbiamo, siamo approdati qua a San Demetrio Corone, un paese di origine albanese, e ci siamo fermati nel posto più, più bello, ecco, oserei dire, che è il collegio di Sant'Adriano. Ho voluto proprio ecco, far riprendere al nostro regista questa, ehm, questa lapide, ecco, chiamiamola impropriamente lapide, professore, eh, che dà una data importantissima: <clears throat> nel mille, 20 ottobre 1860, l'Italia e Vittorio Emanuele. Il dittatore dell'Italia meridionale, in considerazione dei segnalati servigi resi alla causa nazionale dai prodi e generosi albanesi, decreta: cessati i bisogni della guerra e costituita l'Italia con Vittorio Emanuele, dovrà il tesoro di Napoli somministrare immediatamente la somma di 12.000 ducati per l'ingrandimento del collegio italo-greco di Sant'Adriano. Io pongo sotto la garanzia della nazione e del suo magnanimo sovrano l'esecuzione di giustizia del presente decreto, firmato Giuseppe Garibaldi. Con noi questa mattina è il professore Adriano Mazziotti che ci seguirà in, questo, in, questo, um, in questa piacevole visita. Professore, la, questa lapide, già altre volte che ho avuto modo di poter leggere, mi ha colpito perché questo è un collegio, se già nel 1860 si chiede di somministrare un'integrazione a questo collegio, qua è stata una fucina di cultura Sant'Emetrio Corone, ma non solo per, eh, diciamo quest'area, ma per tutta la Calabria, perché le scuole a quei tempi non esistevano. esistevano, questa era una scuola superiore, era un liceo classico, quindi ha consentito questo collegio di San Adriano di formare tantissimi professionisti, tantissimi giovani che poi continuando gli studi, come dire, sono diventati dei professionisti e quindi hanno arricchito la cultura di tutta la nostra regione. Innanzitutto, Mirsen Erdischen Meter, benvenuti a San Demetrio Corone. Ci fa piacere che questa puntata sia dedicata al nostro centro, che è un centro, come lei ha detto, carico di storia innanzitutto. Storie di tradizioni per le sue peculiarità linguistiche, la sua peculiarità linguistica. E, e per le tradizioni legate alla lingua che qui si parla da più di cinque, più di cinque secoli, l'Albrecht, l'albanese parlato dagli albanesi d'Italia. Dagli qui ci troviamo. Nel... Alba, albanesi, con l'albanese parlato, f, diciamo in continuazione del primo insediamento. Sì, perché il nostro. Albanese, il nostro idioma non è perfettamente uguale all'albanese di oggi, è un albanese più antico, portato più di cinque secoli fa dalle prime ondate migratorie che provenivano dall'Albania e anche dalla Grecia, specialmente dalla Grecia meridionale e che si riversarono nel territorio dell'Italia meridionale. Qui ci troviamo nella nell'angolo più, più carico di storia per Sant'Emedio Corona il cosiddetto complesso del Sant'Adriano che è formato dalla antica abbazia dalla chiesa di Sant'Adriano quindi poi dal collegio e dal liceo classico uno dei più antichi della Calabria e questi tre edifici sono il risultato del seme che il monaco Nicola Malena di Rossano Sannilo, compatrone della Calabria, ha lasciato più di mille anni fa. Perché se non ci fosse stata l'abbazia di Sant'Adriano fondata dal, da San Nilo, non ci sarebbe stato il collegio omonimo, perché il collegio fu trasferito da San Benedetto Ullano nella seconda metà del 1700 qui a Sant'Emerio proprio in virtù della presenza del monastero di Sant'Adriano e inglobò il collegio tutti i beni del monastero, della vecchia abbazia se non ci fosse stato il collegio non avremmo avuto il liceo classico uno tra i primi in Calabria sarebbe stato istituito magari secoli dopo, qualche secolo dopo ma non tra i primi quindi... Il collegio aveva anche una funzione ecco, mh, prettamente non solo di preparare i futuri religiosi, no? ma principalmente anche di educare tanti giovani e seminare tanta cultura. Sì. Quando il collegio fu trasferito da San Benedetto Ulano a qui a San Demetrio, perse la sua fisionomia, però, come istituto religioso divenne istituto laico perché potevano. Iscriversi e frequentarlo anche studenti che non erano interessati a intraprendere la carriera ecclesiastica. E quindi c'è anche l'apertura ai, ai laici, e questo soprattutto grazie alla lungimirante volontà di un, uno dei vescovi presidenti, il vescovo Francesco Bugliari, che fu l'artefice del trasferimento del collegio Corsini da San Benedetto a San Demetrio. Purtroppo questo in quale, periodo, vita, in quale periodo è avvenuto? 1793. Nel 1806, il Vescovo di Santa Sofia, originario, pagò con la vita questa, questa coraggiosa decisione di trasferire il collegio da San Benedetto Tullano qui a Demetrio. In che senso ecco, ci può dire un minimo di storia di questo perché pagò? Con la vita? In sintesi pagò con la vita perché, che... una volta insediato a capo della dell'istituto, del collegio, si scontrò con alcune famiglie del posto che la facevano da padrone nella gestione dei beni ed erano favoriti in questo dalla debolezza della, degli abbati commentatari, dei monaci, perché la facevano da padrone sui territori che loro dovevano gestire ma appartenevano alla, alla, al monastero. E i monaci, pur di tenerli eh, buoni e di non schierarsi contro queste due o tre famiglie potenti di San Demetrio, eh, facevano finta di, di non vedere, si voltavano dall'altra parte. Invece il vescovo Bugliari ha detto no, con me le cose cambiano. Voi non siete i proprietari della, della, dei beni della Chiesa che state gestendo, ma dovete corrispondere al, al monastero quanto è stato pattuito prima in precedenza. Questo fu mal digerito da queste due o tre famiglie locali e il vescovo fu trucidato nella sua Santa Sofia, dopo che tentarono di, fargli, di, 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 di sopprimerlo nella, qui nella, nel monastero, nel nella sede del, del, del collegio. E c'è un quadro conservato ancora nella biblioteca del collegio, un quadro che presenta i segni delle pugnalate che il popolino Sant'Emetrese, ha da queste famiglie, inflissi al quadro raffigurante il vescovo Bugliari, non trovandolo in sede perché per fortuna fu avvisato da alcuni amici e quindi riparò nella sua Santa Sofia. Solo che l'appuntamento con la... Il delitto, l'omicidio storico venne rimandato di un sei, sei, sei anni. È stato in un certo senso un martire questo vescovo, è, ma mar è stato un benefattore, ah, un grande benefattore ah, ah, per San sì. Ma e una cosa importante, dobbiamo... un grande democratico mi permetto di dire, perché ha aperto l'istituto ai laici, ha aperto il collegio ai laici per consentire la cultura a tutti. Ma una cultura appunto laica, illuministica i primi vagiti della rivoluzione francese arrivarono anche qui a Sant'Adriano grazie alle, alle letture che il Vescovo Presidente Bugliari consentiva di leggere ai suoi studenti agli studenti del collegio letture che parlavano di, di libertà di uguaglianza letture quali scrittori quali il Byron per esempio che è sempre stato un paladino della libertà contro le, la sopraffazione contro la tirannia un Rousseau ed è stato quindi una, una, una. ha fatto del collegio, ha fatto penetrare nel collegio di Sant'Eriano le nuove idee liberali e anche rivoluzionarie del, del, della, della, della Rivoluzione francese. Ma rivoluzionarie non nel senso sociale, ma culturale. Signori che ci ascoltate. Un pezzo di storia della rivoluzione francese, intesa come innovazione, come anelito alla libertà, all'uguaglianza, alla fratellanza, è stato vissuto qui a Sant'Emetrio con un martire, un vescovo. Che vi prego di ripetere il nome: Bugliari. Monsignor Francesco Bugliari. Okay. Professore, grazie per il momento, ma noi continuiamo la nostra passeggiata. Grazie a voi per l'attenzione che state dimostrando per questo posto e per il nostro centro. Professore Gallo che continua il nostro percorso in compagnia del giornalista Adriano Mazziotti. Ciao, noi ci siamo già visti anni fa per un bel servizio e onestamente un servizio che a me ha dato tanto e ritengo che abbia dato tanto anche a quanti avranno avuto l'opportunità di vederlo in tv. Qui siamo davanti alla chiesa di Sant'Adriano e se ricordo bene, lì doveva esserci l'entrata principale della chiesa. O sbaglio? Sì, sì, esatto, era l'ingresso principale della chiesa di Sant'Adriano, il secondo ingresso dopo quello della porta di Monaci. E questo ingresso è stato murato per decisione delle autorità del collegio nel 1856-55-56 per costruire un cor corpo di fabbrica del collegio e la decisione può sembrare adesso veramente inaudita come vai a coprire l'ingresso principale, la facciata principale di una chiesa. Lo si è fatto allora per proteggere la Chiesa, per difenderla dalle conseguenze di scosse e di terremoti, siccome ne ha subite di manomissioni, di rifacimenti e anche di danni creati non solo dalla mano dell'uomo. Ma anche da fenomeni naturali, allora le autorità del collegio decisero di addossare la facciata principale della chiesa. a Questo corpo di fabbrica come prolungamento del collegio e per consentire, per rendere più stabile, più, più solida la, 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 la struttura della chiesa. E questo poi è stato la, 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 la facciata è stata. È stata riportata alla luce verso l'anno scolastico alla fine degli anni 70 se ricordo bene è stato abbattuto l'economato perché era una parte del collegio adibito ad, ad economato e riportata alla luce la facciata principale la chiesa in altre parole si è trovata nel corso dei secoli la chiesa circo, abbracciata dal collegio incastonata come un gioiello la chiesa già di per sé è un gioiello, anche se dall'esterno può sembrare una chiesa priva di fascino all'esterno, ma è al suo interno che conserva i suoi tesori, i suoi capolavori. Io non direi priva di fascino perché suggerisce tante cose. Guardarla ti dà il senso del mistero che cela la magnificenza, il bello che è poi dentro. Volevo, volevo chiederti, questo spazio recintato, recintato perché? C'è una, motiv una motivazione particolare? Recintato perché il pavimento uh, è, è, è uno degli elementi Originali della, del sacro edificio e quindi hanno protetto quel rettangolo dalla, di, di, di pietre geometricamente sistemate dal calpestio proprio per evitare l'usura come è avvenuto purtroppo all'interno del pavimento in più di un punto. Anzi, questo è più, si è mantenuto integro. Poi qui successivamente eh, da questa parte erano, avveniva. La sepoltura dei monaci. E una volta poi che il cadavere si era decomposto, le ossa si dice che le trasferissero, le seppellissero oltre a quel la, monumento dedicato a, a Garibaldi. Bar. Quindi c'è qualcosa in sé di sacro, ma anche di storico per quanto riguarda la realtà del, del pavimento. A che epoca risale questa chiesa? San Nilo si sa che ha, ha, ha fondato assieme ad altri suoi confratelli la chiesa, il monastero nel 955 questo è assodato e sicuro. Quindi subito dopo questa data, perché prima bisognava costruire il Cenobio, il luogo dove i monaci potessero soggiornare, pregare e subito dopo il, il, il sacro edificio che però non ha nulla a che vedere con la chiesa di Sant'Adriano ai tempi di San Nilo. In altre parole, il monaco rossanese, il compatrono della nostra regione, non ha visto mai la chiesa di Sant'Adriano in io. questo modo, la vediamo noi oggi. Qui esisteva soltanto un sacello, ossia una, una edicola votiva di oggi dedicata a, a Sant'Adriano, questo santo orientale, e sorgeva qui in, in un luogo imprecisato perché era, era stato uh, eretto dai monaci, dai monaci orientali in epoca imprecisata, in un luogo imprecisato e questo luogo apparteneva alla famiglia Malena di cui uh, Nicola Malena Sannino faceva parte. Un cognome che ancora oggi c'è, Rossano. Senti, Adriano, eh, l'arrivo degli albanesi a Sant'Emetrio risale al... L'arrivo degli albanesi qui a Sant'Emetrio eh, risale alla fine del 1400, subito dopo la morte di Skanderbeg che avvenne nel 1468. Arrivarono qui, l'unica istituzione era... Il monastero di Sant'Adriano, quindi era l'abate del, del monastero. Che dette loro, concedete loro il permesso di soggiornare nei luoghi più impervi eh, e di proprietà del, del monastero. La scuola e il liceo è nato molto tempo, molto dopo, tempo dopo. e Dovuto sempre ai monaci del convento o è nato subito come scuola statale? No, La, il decreto di statalizzazione è arrivato, nel, è arrivato nel 1923 è quello del pareggio con le altre scuole agli inizi del novecento 1903 mi sembra, 1903 divenne li pareggiato l'istituto scolastico e nel 20 invece divenne statale però la prima, il primo nucleo era formato, era formato dal, di, di istruzione, era formato dal collegio. dal collegio. Certo che questa è la realtà eh, educativa e formativa della nostra regione più importante, la classe dirigente del nostro, eh, del nostro territorio ma non solo per lo più si è formata tutta in questo liceo. Provenivano da tutte le, le parti della Carabria, non solo, anche qualche studente dalla vicina Lucania. Soggiornavano qui nel, nel collegio, avevano la possibilità, la comunità di frequentare il liceo. Molti di questi ex convittori del Santa molti hanno fatto, come si suol dire, carriera in tutti i campi. Sono usciti ottimi professori, insegnanti, magistrati, qualche artista, in tutti i campi si sono distinti, e non solo di San Demetrio, ma anche gente di fuori. Era una scuola prestigiosa, tant'è che ha dato lustro a San Demetrio tanto quanto la chiesa di Santo Adriano eh, che adesso andremo a visitare dall'interno.